Ciao a tutti qui SuperLupin777 e benvenuti in questo nuovo video qui su Super Pokémon Mystery Dungeon. Dunque stiamo andando a salvare un Dragonite, penso, e quindi spero che questo Petlil con la sua missione ce lo faccia conoscere. C'è una tempesta di sabbia, penso sia il mio Tyranitar magari a causarla. Guardate qua che gozzi che ho preso, ho portato tutto il team al completo. Ho un po' di mosse di merda però in effetti. Ok, ho trovato le scale, ho usato una strategia un po' strana, nel senso ho usato teletrasporto, intanto gli altri se la stanno cavando, io vado in giro per i cazzi miei in pratica. Ma siamo già al piano 2, devo trovare Dragonite che non credo sia qui. Ok, sì, è proprio Tyranitar, immagino, a creare questa tempesta di sabbia. Comunque userei ancora teletrasporto, vediamo un po' dove cazzo. Oh, le scale! Perfetto, quindi mi è andata abbastanza di culo, proseguiamo. Ho trovato ancora le scale grazie al teletrasporto, io amo questa mossa. Capisco perché. No, come un membro a pochi PS? Ma no, non la uso perché tanto credo nel mio Charizard e nel mio Tyranitar. Ancora, no, non la uso. Ok, bravissimi, vedi, l'hanno già seccato, quindi non è servito a niente. Ops, scherzavo. Quindi ho sprecato un Revital Seme Mini per un diavolo di Voltorb. Comunque sì, al prossimo piano dovremmo trovare Dragonite, questo è magnifico. Eccolo qua, subito trovato. Veramente questa volta mi è andata abbastanza di culo. Vediamo se riesco a colpire con confusione da questa distanza. No. Quindi raccogliamo queste monete, parliamo con il nostro amico Dragonite e finalmente le abbiamo portato Petilil. Quindi ottimo lavoro, vediamo se ci connette addirittura anche a Dragonite. Sarebbe bellissimo perché troviamo veramente dei Pokémon mostruosi. Nonostante noi siamo ancora all'inizio del gioco, sarebbe davvero magnifico per me. Sì, ci ha connessi anche a Dragonite. Quindi vediamo subito il suo livello. Immagino che sia un livello abbastanza elevato perché Dragonite altrimenti non può essere un Dragonite, sarebbe ancora un Dratini o un Dragonair. Il giro di conoscenze si è allargato esponenzialmente, questo è fantastico. Usciamo subito dal dungeon e vediamo cosa succede in questa benedetta scuola dove i fantasmi sembrano girare indisturbati. Salvataggio completato, Nazri Felice ci guarda le chiappette mentre usciamo. Buongiorno Rocco! Forza, ci aspetta una nuova missione. Ragazzi! Oh, Shelmet, che succede? Pancham vuole parlarci. Pancham? Sì, sto andando a chiamare tutti gli altri. Ora vado da Dearling. Che stanchezza. No, che faticaccia a correre a destra e a sinistra. Se però penso che sto per vederla, che emozione. Che cosa stai per vedere? Appuntamento sulla collina del Grande Albero. Va bene, quindi andiamo ad incontrare Shelmet lì al grande albero. Chissà cosa vuole dirci Pancham, me lo chiedo pure io, ho un bruttissimo presentimento, bruttissimo l'ho aggiunto io, in realtà era brutto e basta, ma fa niente, è brutto per me. Comunque andiamo a vedere, fantastico, andiamo a vedere, Chica. Capitolo 8, prova di coraggio, e il capitolo 7 era vacanze estive? Non ricordo. Fatto sta che ancora non abbiamo capito chi cazzo c'è dietro le cose a scuola. Cosa? Una prova di coraggio a scuola? Sì, proprio così. È da un po' che ci penso e ho deciso una cosa. I bambini di questo villaggio sono dei fifoni. E questo deve finire. Ma sentilo, come se lui non fosse un bambino del villaggio. E soprattutto... Tu, Chica. Eh? Io? Ascoltate. Ve la fate subito sotto per un non nulla. Quindi ho preso una decisione importante. Stanotte andremo tutti a scuola per dimostrare che non siamo dei fifoni. E visto che ci siamo, anche per vedere se questa storia del fantasma è vera. Magnifico, finalmente, aspettavo proprio questo. Che? No, aspetta un attimo. Parli sul serio, Pancham? Perché? Ho la faccia di uno che scherza? O forse hai paura? Chi? Io? Ma figurati. E va bene, facciamola questa prova di coraggio. Se i grandi lo scoprono, si arrabbieranno moltissimo. Non si accorgeranno di niente, usciremo di casa di nascosto. E se dopo ci scoprono? E noi non ci faremo scoprire. Qual è il problema? Io ci sto, voglio vedere com'è questo fantasma. Espur è veramente sereno e tranquillo. Espur, vuoi scherzare, spero. Oh, brava Espur, è una donna. Tu sì che sei in gamba. Allora siamo tutti d'accordo, stanotte ci ritroveremo tutti a scuola. E per favore, non fatevi prendere dalla tremarella adesso. Fatevi forza e preparatevi. Allora, ci vediamo stanotte. Per ora è tutto. Magnifico. Quindi ci vedremo stanotte e finalmente capiremo cosa si nasconde all'interno di quella dannata scuola. Ah, che brutta faccenda. Non ce la farò mai.
Ma ho promesso, anche se praticamente Pancham ha deciso per tutti. Beh, ora sarà meglio tornare a casa. Quindi torniamo a casa, ci prepariamo per la sera. Non ho nessuna voglia di andare a scuola stanotte. Ho troppa paura. Rocco, ti spiace se sto appiccicata a te tutto il tempo? Lo fai sempre. Per favore, posso? Lascerai che Chica stia al tuo fianco tutto il tempo mentre esplorate la scuola? Ma certo, Chica. Grazie, Rocco. È più forte di me, i fantasmi mi fanno troppa paura. Senza di te non ce la farei mai. Stanotte non dobbiamo assolutamente farci scoprire. Dovremmo uscire di casa, dovremmo uscire dalla finestra. Allora, conto su di te. Magnifico, quindi Chica, ciao. Mi raccomando, aspettami. Non andartene senza di me. A dopo. Tranquilla, Chica, tranquilla. Non me ne andrò senza di te. Salviamo, continuiamo, sovrascriviamo, salviamo e non spegniamo. Quella notte. Bene, è ora di andare a scuola. Devo uscire senza farmi scoprire da Nazlif. Esci dalla finestra. Sì. Ok, allora vado. Madonna, quanto sono furtivo. Se fossi un Tepig non ce l'avrei mai fatta a fare una cosa simile. Uff, ce l'ho fatta. Rocco! Chica! Di solito non ho paura di andare in giro di notte, anzi mi piace, tranne quando ci sono dei fantasmi nei paraggi. Brr, Rocco, ti prego, vai avanti tu. Io ti seguo. Va bene, Chica. Vai piano, per favore. Stavo camminando tranquillamente. Eccoci qua. Oh, eccovi finalmente. Ce ne avete messo di tempo. Chica, che fai nascosta lì dietro? La solita fifona. Oh. Bene, ora ci siamo tutti. Forza, andiamo. Dai, che sono stracurioso di capire cosa c'è in questa scuola. Ma perché siamo seduti al banco? Eccoci tutti qui in classe. Quindi, che si fa adesso? Ovvio, aspettiamo il fantasma. Cosa? Il fantasma? Ma quando arriva sto fantasma? Vabbè, ora lo chiamiamo noi. Cosa? No! Ehi, fantasma! Se ci sei, batti un colpo. Vieni fuori! Niente, non succede niente. Basta, smettila. Ehi, fantasma! Vieni fuori, se hai coraggio. E si è sentito un verso assurdo. Che l'hai preso? Ah no, è stato il botto di lei che è svenuta. Ok, pensavo fosse il verso del fantasma. Direi che è svenuta. Cosa? Già? Ma se non è ancora successo niente, in effetti è svenuta dalla paura. Eppure è una donna, non ci credo. Sviene a tempo record quella, quindi diventerà un bellissimo meowstic femmina. Che fifona. Vabbè, lasciamola perdere. Che caldo, eccolo. Shelmet, hai detto qualcosa? Io? No. Sarà stato qualcun altro. Che caldo! Non è che c'è qualcuno qui, oltre a noi. Sì, lo sento. Grande Esburg, a cazzo duro, anche se non ce l'ha. Fa caldo. Chi è? Chi è stato? Ecco, le fiamme blu. Quella è una fiamma blu. Due, tre, quattro. Sono dei Litwick? Aiuto, ho troppa paura. Ah, Gumi. È svenuto anche Gumi. Anch'io. Sto per sve. E sviene anche Shelmet. Non puoi svenire. Così è troppo facile. Bell'amico. Vai, Pancham. Allora, a sto punto, pure io. Sviene anche lui? Sei stato tu a invocarmi? Ne hai di fegato. O forse sei solo un incosciente. Ma presumo la seconda delle due cose. Cos'è? E va bene, te ne accorgerai. Ti farò conoscere la paura più nera. Giratina? Oh Cristo, altro che Litwick. Ecco perché aveva un verso così cazzuto. Non ci voglio credere, non ci voglio credere. C'è un Giratina che si aggira nel nostro villaggio. Ma questo gioco è una figata paurosa. Trovi Charizard, Tyranitar, Alakazam, tutti ai livelli mostruosi, Salamence. Nelle prime missioni Dragonite anche ho. E c'è Giratina che si aggira per il villaggio. Oi oi. Sono il primo a rialzarmi, ci svegliamo naturalmente tutti contemporaneamente. Dove siamo, a scuola? Mi sa che siamo svenuti. Ma, oh no, Pancham e Shelmet sono spariti. E sti cazzi. E anche Espur. No, dai, di Espur mi interessa. Cos'è successo? Io non mi ricordo niente.
E per forza, si è svenuta subito. A un certo punto sono apparse delle fiamme blu tutte attorno alla classe. Ah, davvero? E poi è apparsa un'ombra spaventosa, enorme, e ci è piombata addosso. Ehi, guai a te se svieni di nuovo. Non ti permettere, eh? Dobbiamo restare lucidi. Chissà cosa è successo agli altri. Dove saranno Pancham, Shelmet e Espur? So dove sono gli altri. Ecco Espur, a caso. Espur è troppo bello. È un personaggio fenomenale e reso benissimo, secondo me. Li ho seguiti. Li hanno portati via. Cosa? Sì, ho visto tutto. Quando è apparsa quell'ombra, voi siete svenuti tutti dalla paura. Ma io no. Ho solo fatto finta per vedere cosa succedeva. Cosa hai fatto finta? Sei incredibile. Non hai paura dei fantasmi? No, per niente. Anzi, mi piacciono. Ma se sei un tipo psico, va bene, torniamo a noi. Cos'è successo dopo? Ho aspettato di vedere cosa succedeva e così. Eccolo qua, Giratina. Dopo un po' l'ombra è scomparsa e poi. Le fiamme blu hanno cominciato a muoversi e hanno portato via Pancham e Shelmet. Vi ricordate cosa hanno detto i testimoni che hanno visto il maestro Farfetch? Sì, hanno detto di averlo visto al bivio. E qualcuno ha parlato anche di fiamme blu. Esatto. Quindi ho capito che stava succedendo la stessa cosa. Così li ho seguiti. E dove li hanno portati? Venite, vi faccio vedere. Quindi seguiamo Espur e vediamo un po' dove andiamo a finire. Sono troppo curioso di vedere se troveremo già Giratina all'interno di questo gioco. Cioè, penso che ci farà un culo tanto. Oh, finalmente entriamo in questa casa maledetta. Sapevo io che qualcosa, a qualcosa doveva pur servire. Li hanno portati qui dentro. La porta è aperta, nella cripta fossilosa. No, non è fossilosa, ma fossilossa. Ma come mai è aperta? I grandi ci dicono sempre di stare lontani da questo posto. Ma Pancham e Shelmet sono lì dentro. Sì, li ho visti che li portavano lì dentro. Non so altro. Ma chi ha il coraggio di entrare lì dentro? Accidenti, che facciamo? Io non ce la faccio. Mi sento già svenire. Chica. Però dobbiamo andarci. Dobbiamo essere coraggiosi. Chica. Ma i grandi dicono di non entrare lì dentro per nessun motivo. Lo so. Ma non abbiamo scelta. Dobbiamo salvare Pancham e Shelmet. Anche se a volte si comportano male, sono i nostri compagni. Sì, hai ragione. Dobbiamo chiamare a raccolta tutto il nostro coraggio e andare lì dentro. Ma chiamare aiuto, tipo Magneson o così? No, eh? Ok, vengo con te, Chica. Non ti lascio andare da sola. Vado anch'io. E ovviamente vengo anch'io. Gumi? Amici, grazie. Gumi, se hai paura, puoi aspettarci qui. No, vengo anch'io, bravo Gumi. Ho ancora più paura a restare qui da solo. Ah, ok, sei un cagone, basta. E poi anch'io voglio salvare i compagni. E poi anch'io voglio salvare i nostri compagni. Molto bene, allora andiamo tutti. Salveremo Pancham e Shelmet. Fantastico, quindi ci richiamo tutti all'interno della grotta fossilossa. Cripta fossilossa, scusate. Non riuscirò mai a memorizzarlo. Piano 1. La batteria è quasi scarica. Connette il blocco alimentatore. Questa qua non è un consiglio di gioco, è semplicemente il mio 3DS scarico, quindi aspettate un secondo. Ok, finalmente nell'ultima stanza mi ho trovato ste cazzo di scale, quindi proseguiamo e siamo usciti? No, siamo a metà, evidentemente, perché vedo che c'è qua il tesorino lì, come si chiama? Salva strumenti, non mi ricordo come si chiama. Questo posto sembra tranquillo, fermiamoci un po' a riprendere le forze. Sì, sembra tutto tranquillo. Ah. Ho avuto una tale paura tutto il tempo che non riesco a smettere di tremare. Neanch'io. Oh, mi sento male. Chica, resisti. Ah, ci è mancato poco. Grazie a Dirling. Finora nessuna traccia di Pancham e Shelmet. Forse il peggio deve ancora venire. Dobbiamo essere pronti a tutto. Ok, si chiama Salva Tesori, se non ricordo male questo oggetto. Comunque, Cripta Fossilossa, piano meno 8. Ok, c'è la stanza delle scale, quindi usiamo una bella mossa in sincronia e proseguiamo il nostro cammino verso il piano meno 9, se non sbaglio. Sì, dovrebbe essere quello il piano. Intanto, per favore, Espur, bravo, sciotta così gli avversari, andiamo al piano meno 9 della cripta, finalmente. Ok, ecco qua le scale, quindi proseguiamo e siamo al piano meno 10. Eccole qui, aspettate, lì c'è un bellissimo Elisir, quindi lo berrei di ciò che ci sono e proseguiamo.
Intanto ho schivato una trappola con maestria e attenzione. Abbiamo camminato parecchio. Ah, mi sembra di aver sentito delle voci. Vengono da laggiù. Andiamo. Oh, non mi piace questo posto. Espur, da dove venivano le voci? Chi c'è? Chica, sei tu? Sei proprio tu, Chica? Ma questa voce è la voce di Pancham. C'è anche Gumi? Aiutateci, vi prego. C'è anche Shelmet. Pancham, Shelmet, mi sentite? Dove siete? Non lo so, è tutto buio. Pancham, Shelmet, resistete. Vi tireremo fuori di qui. Ma davvero? Mi sa di no, con Ghiratina no. Chi è? Chi ha parlato? Sono il messaggero del regno del male. Cosa? Il regno del male? Sentite la musica. Aiuto! Ah, Ghiratina, siete entrati in un luogo proibito. Non uscirete vivi da qui. Cosa? Oh, Chica sta per svenire. Chica, non svenire proprio ora, fatti forza. Tuttavia, potrei decidere di risparmiarvi a una condizione. Quale condizione? Pancham, Shelmet! Oh, ragazzi, siete tutti qui. Aiutateci, fateci uscire da qui. Ecco la mia condizione. Vi lascerò andare se accetterete di sacrificare questi due Pokémon. Che cosa? Vi prometto che vi risparmierò. Sacrificare Shelmet e Pancham? Allora, qual è la vostra risposta? Mi sembra una proposta equa, no? Scordatelo. Chica, come? Che cosa hai detto? Ho detto scordatelo. Aiuto, che fifa. Non li abbandoneremo mai. Me la sto facendo sotto. Perché Pancham e Shelmet sono nostri amici. Aiuto, svengo. Chica. Chica. Come osi, piccoletta? Ti farò pentire delle tue parole. E spariscono. I Litwick, lo sapevo che c'erano i Litwick. Io l'ho detto, e ci sono i Litwick. Siamo circondati. Ragazzi, perdonatemi. È tutta colpa mia. Non preoccuparti, siamo assolutamente d'accordo con te. La pensiamo tutti come Chica. Hai detto esattamente quello che pensiamo tutti. Lotterò con tutto il mio coraggio. L'avete voluto voi. Il vostro destino è segnato. Io sono Ghiratina. E divorerò le vostre anime. E passiamo così da un Gebite a un Ghiratina. Io sono il messaggero del regno del male. E io me la sto facendo sotto più di Chica. Come cazzo faccio a sconfiggerlo? A pensare solo lontanamente di poterlo sconfiggere. Comunque andiamo per un Dragospiro. Picchiamo con Litwick finché riesco. Ahia, che male che ha fatto con Litwick. Facciamo una cosa. Usiamo anzitutto un bellissimo strumento. Usiamo la stordisfera, stordiamoli tutti questi asini. Ah, ma che coglione, ho appena usato salvaguardia. Sono un idiota incredibile. Ok, Ghiratina si è avvicinato un po' troppo per i miei gusti. Psicoraggio va a vuoto, a questo punto devo cercare di colpirlo con una mossa in sincronia, mi sa. Colpiamolo tutti insieme. Boom, gli facciamo un po' di danno? Qualcosa gli facciamo, non lo so. Sinceramente non so quanta diavolo di vita abbia e Espur viene shottato brutalmente. Usiamo il Revital Sememini e lo ripristiniamo subito. Facciamo tornare subito all'attivo. Ok, proviamola così. Ho messo Dragospiro nella mia mossa in sincronia. In questo modo magari riusciamo a fare qualcosa in più a questo Giratina che comunque sembra essere veramente molto molto potente. Ok, Litwick non è più in uno stato di protezione, ma a me cosa me ne frega, sinceramente. Vediamo un po' se riesco ad addormentare l'avversario. Ok, no, ancora la salvaguardia attiva, non so per quanto duri. Forse quel simbolino su Litwick mi indica la durata di salvaguardia, non ne sono sicuro. Protezione, ok, le mosse non hanno più effetto su Giratina, io che cazzo faccio? Beh, potrei curarmi questo turno, in effetti. Andiamo per una bella pacca arancia, eccola qua. La uso su Rocco e mi curo subito. Introforza, colpisce Espur e andiamo a colpirlo più forte che possiamo, questo Giratina. E purtroppo non riusciamo a fare granché. E l'abilità di pressione. Davvero era così facile? Salamence è stato molto più difficile. La pressione comunque ci faceva calare tutti i pipì. E Giratina viene buttato giù in modo veramente ridicolo. Mi aspettavo una cosa un po' più complicata. In realtà è morto soltanto Espur perché si è esposto troppo, semplicemente. Ok, questi Litwick se ne scappano via e Giratina è qui che trema davanti a noi. Ce l'abbiamo fatta! Sì,
Abbiamo sconfitto Giratina, infatti sono perplesso quanto te, Dearling. È incredibile. Abbiamo vinto. E ora, per favore, libera pancia, Meshelmet. Non posso. Nessuno può uscire da qui. Cosa vuoi dire? Ti stai contraddicendo? Hai detto che ci avresti risparmiati in cambio della vita dei nostri amici. Quindi, se avessimo accettato le tue condizioni, ci avresti lasciati andare, giusto? Aspetta, sono un po' confuso. Io sono il messaggero del regno del male. Nessuno può scamparla con me. Quello che dici non ha molto senso, in effetti. Silenzio. Oh. Ho detto che non uscirete vivi da qui, chiaro? Non fatemelo ripetere. Su, basta. Solosis. Solosis. Litwick. Ah, ok. È un Solosis, non è un Giratina. Ecco perché è stato così facile. Questi bambini non hanno paura. Beh, allora. Già, lasciamo perdere. Grazie per il tuo aiuto. Uffi, sniff. E quindi è un Solosis, è uno stupido Solosis, in effetti era un po' strano. Buah, io ce l'ho messa tutta, davvero. Eh? E lui chi è? Sì, è vero, e ti dobbiamo molto. Ti siamo davvero grati, non piangere. Sob, sniff. Insomma, cos'è questa storia? Ecco, vedete, quello contro cui avete lottato in realtà non era Giratina. Era solo un'illusione ottica creata da Solosis. Cosa? Sì, ecco, noi ci dispiace molto, perdonateci. La storia del messaggero del regno del male, nessuno può uscire da qui, era tutta una finzione. Scusateci tanto. Cosa una finzione? Ma perché l'avete fatto? Beh, ecco, lasciate che vi spieghi. Secondo me Giratina lo riaffronteremo, però quello vero, e sarà un inferno. Noi Litwick giriamo per il mondo spaventando gli altri. Vedete, ci nutriamo della loro paura. In pratica la paura è ciò che ci dà energia. La paura vi dà energia? Sì, quando vediamo qualcuno che trema di paura, ci rianimiamo. Boo! Che stupido. Guardate, ora grazie allo spavento di Gumi, la mia fiamma si ravviverà. Boom! Per questo andiamo in giro a incutere paura. Ma alla fine ci scoprono sempre e si arrabbiano. Beh, hanno ragione, no? E ci mandano via. E noi cerchiamo un altro posto in cui incutere paura. Finora siamo andati avanti così. Solo che nel frattempo abbiamo esaurito le idee. E non riuscivamo più a spaventare nessuno. Poi, un bel giorno, abbiamo incontrato Solosis. Gli abbiamo raccontato la storia e lui ha deciso di aiutarci. Così ha escogitato questo stratagemma. Grazie ai suoi poteri psichici crea illusioni ottiche di Pokémon spaventosi. E tutti si spaventano come se fossero veri. Funzionava alla grande. Seminavamo il terrore ovunque. Un successo dopo l'altro. Tutti quanti tremavano di paura. Ci sentivamo rivivere. Applausi, ma nessuno di loro ha le mani, o comunque non hanno le mani abbastanza lunghe per poter applaudire. Ehi, non mi sembra proprio una cosa di cui andare fieri. Avete seminato il panico nel villaggio, hanno chiamato persino lo sceriffo. Sì, è vero, avete esagerato. Guardate con che espressività lo dice Espur. Quando gli abitanti del villaggio lo scopriranno, vi manderanno via anche da qui. A proposito di questo, sappiamo che siete molto arrabbiati e non abbiamo il diritto di chiedere niente, ma per favore, aiutateci. Non dite che siamo stati noi a seminare il terrore nel villaggio. Cosa? Se ci cacceranno, saremo costretti a cercare un altro posto. Non causeremo più problemi, ve lo giuriamo. Per favore, non traditeci. Va bene. E Chica, come al solito, risponde senza consultarsi con gli altri. Ma Chica, credi davvero che dobbiamo perdonarli dopo quello che hanno fatto? Sì, perché no? Io li perdono. In fondo non sono cattivi. E poi si sono pentiti, no? Non hanno scelta, devono spaventare gli altri per raccogliere energia. Certo, non devono più fare scherzi brutti come questi, però forse possono fare solo un po' di paura. Giusto il necessario, no? E dopo possono fare delle buone azioni per compensare, di nascosto però, ok? Chica, non puoi decidere tutto tu. Bisogna chiedere il parere di tutti. C'è una cosa che non mi torna nel discorso di Chica, e cioè come stabilire se si sta spaventando qualcuno poco o molto. In effetti è tutto discrezione della persona. Però se poi fanno anche delle buone azioni per compensarle, allora perché no? Se per Chica va bene, anch'io sono d'accordo. Espur, anche a me piace l'idea di Chica. Cioè, è un discorso un po' strano, però può funzionare, no? Gumi, Rocco, tu cosa ne pensi? Sei d'accordo con Chica? Perdoniamo i Litwick? Sì, io volevo dirgli di no, però fa niente. Non credo nemmeno io che questi Litwick siano cattivi.
Se sono pentiti e promettono di comportarsi meglio, perché non perdonarli? Rocco. E va bene. Se Chica ha deciso di perdonarli, posso farlo anch'io. Dopotutto, Chica era quella che aveva più paura di tutti. Dearling, comunque non è vero che avevo più paura di tutti. Allora siamo d'accordo. Non diremo nessuno dei Litwick. Davvero? Grazie. Grazie di cuore. Però promettete che farete anche delle buone azioni, ok? Sì, lo promettiamo. Faremo delle buone azioni di nascosto. E non fate più paura in questo modo. Insomma, non esagerate. E non dovete più nemmeno rapire nessuno. A proposito di rapimenti... Ah già, Panciam e Shelmet. Ah, sì. Solosis, ci pensi tu? Sì. Ed eccoli qua che ricompaiono, credo almeno. Boom, eccoli qui. Amici, siete venuti. Ah, ho avuto tanta paura, per fortuna state bene. Forza, è ora di tornare a casa. Perfetto, quindi abbiamo scoperto cosa si celava dietro a questi strani scherzi all'interno della scuola. Pensavo che era Tina, in realtà erano i Litwick, quello che dicevo io, quindi credevo di essermi sbagliato, in realtà avevo ragione. E così i nostri piccoli eroi diedero prova di grande coraggio. E tornarono tutti a casa sani e salvi, più o meno. Piano piano, senza far rumore, stando attenti a non svegliare nessuno. Ma Chica e Rocco. No. Ah, eccovi, piccoli irresponsabili. Ci fanno la romanzina doppia? Eh sì. Cosa vi salta in mente di andarvene in giro di notte di nascosto? Credevate che non ce ne saremmo accorti? Su, dai, calmati, non t'arrabbiare così. Come? Non mi devo arrabbiare? Tu sei troppo permissivo, Nazlif. Quando ci vuole, una bella strigliata non gliela toglie nessuno. Certe cose sono inammissibili. Nonno, scusa. Ma all'improvviso mi è venuto un gran sonno, non riesco a tenere gli occhi aperti. Scusate, buonanotte, se ne sbatte il cazzo. Ehi, non credere di cavartela così, Chica, sveglia, non ho ancora finito con te. E lei invece ronfa. Zzz, guarda un po', comodo addormentarsi adesso. Beh, allora, Rocco, vuol dire che la ramanzina la farò a te, addormentati, addormentati. Preparati. Come ti è venuto in mente di uscire di notte, bla bla, inaudito, bla bla bla, inconcepibile, cosa avete in quelle testoline, bla bla bla, e quindi Rocco si subisce tutta la ramanzina mentre Chica dorme. Ma siete matti, dico io, bla 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 e bla, non pensate alle conseguenze. Fu una lunga notte per Rocco, che dovette assorbirsi la predica di nonno Carracosta al posto di Chica. Quando finalmente fu libero di tornare a casa, cominciava già a sorgere l'alba. Vuoi salvare il gioco? Sì, e ci salutiamo qui perché finalmente abbiamo scoperto che cosa succedeva. Erano gli stupidi Litwick, però devo dire che è stato divertente perché non mi aspettavo che Giratina non fosse Giratina. Quindi a me è piaciuto molto questa parte, diciamo. Se è piaciuto anche a voi, comunque vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto, soprattutto a condividere il video. Noi ci vediamo al prossimo. Spero di non avere troppi problemi di connessione che mi vanno ad impedire di caricare questi video, ma non posso assicurare niente. Quindi spero che lo vediate il prima possibile, il prossimo episodio. E niente, noi ci vediamo lì. Ciao ciao. Pokémon sono Poliwag, Kakuna, Abra, Dearling, Simipur e Nidoran. Abbiamo Dearling, il nostro compagno, della sfida con Miro. Dunque, decido subito di schierare il mio Piove perché potevo settare la pioggia.